Ultimo giorno dell'anno verso il veglione a cavallo tra il 2013 e il 2014. Il cenone e le consuetudini. I cittadini al microfono del videogiornale. Gloria Scafè. Conto alla rovescia, poche ore ci separano dal 2014. Con i rancori del passato e le speranze per il futuro, la gente si appresta ad allestire la tavola e a ricreare l'atmosfera per accogliere il nuovo anno. Lenticchie, cotechino, zampone, simbolo di abbondanza e di ricchezza, sono il menù invariato per l'ultimo dell'anno. Dunque supermercati affollati per rispettare la tradizione di un banchetto coi fiocchi, sempre però con oculatezza alle spese. Pare che per quest'anno al consueto veglione si preferisca trascorrere l'ultimo dell'anno in famiglia con i propri cari. E sono invitata, quindi c'è tutto pronto. Ecco. A casa comunque, non andiamo fuori in famiglia. Famiglia. Con questa crisi non lo sappiamo come lo trascorreremo. Ma in veramente... famiglia, il cenone, il sì, classico. In famiglia, che il cenone, chi se lo può permettere il cenone? Una cenetta così. Trascorreremo in famiglia e faremo il solito cenone con il cotechino e le lenticchie, poi si mangerà sicuramente altre specialità di carne della zona. Dopo la mezzanotte si andrà a ballare? A ballare no, perché abbiamo i bambini piccoli, quindi non riusciamo ad andare a ballare. Quindi. Tutto pronto. Come trascorrerà l'ultimo dell'anno? In famiglia. Con mia mamma, mio padre e i miei figli. Penso che siano le feste migliori da passare in questo modo. Speriamo che sia un anno sereno, prospero e soprattutto pieno di salute e serenità. Questa bottiglia è pronta per essere stappata a mezzanotte. Certo, solo per quello. Quest'anno. Nonostante sia tradizione conciarsi per le feste, dunque indossare almeno un indumento rosso, simbolo di fortuna per il nuovo anno, pare che non tutti gli agrigentini la pensino così. No, non sono superstiziosa, no, assolutamente no. Non ci credo a queste cose? No. Io non l'ho mai fatto queste cose perché non credo a queste cose. E sicuramente rispetteremo quello lì, sì. No, io tutte queste cose non mi interessano, mi piace proprio raggrupparmi con i parenti più cari, come ho detto, i miei genitori, mia madre, mio padre, i miei figli, e trascorrere queste ore in serenità e tranquillità. Senza indumenti rossi? No, non mi interessano, queste sono cose che vanno al di là dal modo in cui io la penso. Io no. Non, insomma, sì, è bello, è carino vestirsi di rosso, però non sono molto legata, non credo a queste cose. Tutti in attesa della magia che avvolge la notte del 31 dicembre. Quando le lancette dell'orologio combaceranno in verticale sul 12, il tappo si stappa, baci, auguri e sfrenata allegria.